Cari quaddisti, team Honda Cozzi HM, vittoria di giornata QX1, vittoria di giornata QX2 ci sembra, poi della QX4 e della QX3 ce ne parlerai tu. Giulio, miglior tempo sul giro in gara 1, 2 secondi a secondo miglior tempo, un piccolo in top, comunque abbiamo portato a casa la prima posizione nell'italiano in gara 1 con Nicola Montalbini. Del campionato italiano, la seconda posizione del campionato internazionale, gara 2, prima posizione del campionato italiano, prima posizione del campionato internazionale. Moto nuova, moto iniezione, prestazioni del mezzo indiscusse, prestazioni del pilota indiscusse. Giulio, facci il tuo punto della situazione. Ma niente, dai, siamo venuti qua, ripeto, in punta dei piedi. C'erano tutti, Giulio. Sì, siamo venuti in punta dei piedi per affrontare quella gara qua con le moto nuove e tutto. Mi sembra che ci siamo difesi egregiamente, molto bene. E niente, andiamo a casa contenti e soddisfatti perché abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tanta fatica. Tutto il team è sempre preparato a lavorare, giù la testa, non molliamo mai, dai. Mi sembra che i risultati, meno male, li cogliamo sempre, dai. Due splendide parole sulla prestazione incredibile di Mattia Torraco nei primi 3 giri di gara 2. Ma Mattia, io sono molto fiducioso di Mattia perché so che è un pilota che va forte, chiaramente viene dalla QX2, dentro questo carnaio tra i più forti d'Europa, nonché un americano che come pilota ha fatto i primi 3 giri in testa e difendendosi bene, poi ha avuto un intop giù dalla curva dove praticamente si è spenta la moto e lì ora che è ripartito ha fatto fatica, quindi. E poi una grandissima gara di rimonta. Esatto. Quegli avversari che ritieni più pericolosi per le prossime di quello che hai visto in pista quest'oggi? Gli avversari sono tutti pericolosi, comunque tutta gente che va forte, tutta gente che c'è, però dai, noi. Ma chi vedi come da tenere sott'occhio? Cioè, ma c'è parecchia gente che va forte, non c'è un pilota solo da tenere sott'occhio. Primo perché, ripeto, bisogna sempre cercare di essere affidabili, veloci, il pilota concentrato, c'è tante cose che comunque. Beh, comunque è la prima volta che ti scontri con un team ad oltreoceano, no? Con un team Motoworks DVT. Sì. Cosa ne pensi? Ma gente professionale, molto brava, insomma, l'hanno inventato loro il mondo del quad, non noi, insomma. E comunque noi cerchiamo di correre dietro, dai. L'abbiamo portato. Sembra che magari superiamo un po'. Beh, per il momento la prima posizione ci sei te, c'è Nicola, ci sono le tue moto, sì, è una cosa buona. Diamo uno sguardo alla QX2 che ti ha visto vincitore. Sì, anche il QX2 devo dire, oltre che Michele Maceratesi, che sapevo della sua potenzialità, spettacolare prestazione, sì, è stato grande perché ha vinto sia nella prima manche che nella seconda. Io sono rimasto veramente impressionato dal Nicolas, e Nicolas, vi voglio ricordare che a 15 anni è andato veramente fortissimo, poi è ceduto un po' fisicamente perché quest'inverno si è dovuto allenare poco, ma è una prospettiva, sarà uno dei nostri futuri sicuramente, che vedrete che sarà un ragazzo che andrà quindi fuori. Per la seconda dell'italiano sarà ancora più aggressivo. Ma io penso di sì, c'è, comunque io sono convinto che c'è anche lui. E un'occhiata alla QX3, categoria molto, diciamo, criticata. Non fare commenti in questo momento qua, vediamo nei prossimi giorni cosa succede. Ah, eccolo lì, Giulio. Io voglio vedere. È il piede giusto. Cosa succede nei prossimi giorni, poi ti dirò la prossima volta. Questo, Giulio, i nostri complimenti, sei uscito da questa gara come team Cozzi con, diciamo, nelle categorie più importanti con il punteggio pieno, perché la QX2 te la sei aggiudicata, la QX1 te la sei aggiudicata, e messo in avanti ancora una volta i colori del team Cozzi a tutti, e ricordiamo che questa volta c'era praticamente tutta Europa, i piloti più sì, forti. Sì, voglio anche ricordare che anche nella QX4 comunque abbiamo fatto un terzo con l'argentino, con Adriano che va forte. Quindi va forte anche lui, però purtroppo viene da un infortunio un mese e mezzo fa, che ha subito, che doveva fare praticamente l'enduro del varano, si è rotto la spalla, quindi è stato operato da pochissimo e comunque dura andare a questi livelli. Comunque è arrivato terzo, si è difeso bene, vediamo che anche lui, vedrai che ci sarà anche lui a darci qualche soddisfazione, penso, dai. Giuliano, sei stato un grande, i nostri complimenti e un rivederci al prossimo appuntamento del campionato italiano e campionato internazionale. Ok, grazie sempre a voi. Giuliano, ciao, complimenti, grazie. Sei stato grande. Ciao.